Quando è il momento giusto per investire? Questa domanda è molto comune e presuppone che si possa individuare un buon momento per investire. In questo video vi spieghiamo come la questione sia più complicata di quello che sembra. Con il termine market timing si indica proprio quella strategia di investimento che prova a prevedere i movimenti dei mercati, puntando a comprare prima di un rialzo o comprare basso e a vendere prima di un ribasso o vendere alto. Le problematiche del market timing. Questa tecnica di investimento è quasi impossibile da applicare con costanza. Si può indovinare il momento giusto una volta, ad esempio vendendo poco prima di un ribasso, ma poi si deve centrare pure il momento giusto per rientrare nel mercato. Ripetere la performance su lunghi periodi, infatti, è estremamente difficile. I movimenti di mercato sono legati a diverse variabili, per cui è difficile prevederli tutti, tanto che gli economisti parlano di random walk, ovvero camminare a caso. Questo significa che il mercato segue un andamento imprevedibile e casuale. I mercati reagiscono immediatamente alle notizie, buone o cattive che siano. Le notizie inoltre arrivano in maniera casuale. Ad esempio, prevedere esattamente che il 24 febbraio 2022 la Russia avrebbe invaso l'Ucraina era impossibile. In più, l'investitore che cerca di predire il mercato parte da una condizione di svantaggio rispetto a un investitore di lungo termine. Questo perché chi vuole fare market timing passa molto tempo al di fuori del mercato aspettando il momento giusto, quindi avendo nel proprio portafoglio una certa liquidità, anziché denaro investito. Una ricerca di Vanguard UK dimostra proprio questa condizione di svantaggio. Lo studio ha messo a confronto i guadagni di un investitore di lungo termine e quelli di un investitore che nell'arco di 30 anni si è perso i 10 giorni migliori del mercato. Risultato? L'investitore, intento a cercare il momento giusto, si ritrova con la metà del capitale accumulato rispetto all'investitore che invece ha investito per tutto il tempo. C'è da considerare poi la parte emotiva di chi fa market timing, che è soggetto a una forte pressione psicologica. Cosa spinge a seguire il market timing? Non tutti sostengono la teoria del random walk. Esistono investitori che sostengono di riuscire a battere il mercato attraverso le loro strategie. La verità è che solo una manciata di fondi di investimento al mondo ce la fanno per lunghi periodi, mentre la maggior parte finisce per ottenere performance peggiori del mercato, come spiegato anche nel video dedicato ai fondi attivi e a quelli passivi. Considerando che neanche i professionisti riescono a fare quasi mai market timing, si può evincere che per l'investitore retail, cioè la persona comune, la questione diventa pressoché impossibile. Il motivo? Non ha le stesse informazioni, non ha accesso agli stessi strumenti ed è spesso vittima dell'emotività. Qual è quindi la cosa giusta da fare? La strategia migliore resta avere un piano di investimento, se necessario affidandosi a professionisti ed esperti in grado di consigliare un portafoglio diversificato e in linea con i nostri obiettivi di guadagno a lungo termine. Uno studio del centro di ricerca americano Schwab ha analizzato i guadagni di 5 ipotetici investitori che si trovano a investire $2,000 ogni anno per 20 anni. Il primo tipo è quello che realizza il market timing perfetto, ovvero quello che azzecca sempre il momento giusto. Il secondo è colui che investe tutti i suoi risparmi in un'unica volta senza pensarci troppo. Il terzo divide la somma a disposizione in 12 parti e investe un dodicesimo per ogni mese dell'anno. Il quarto è colui che non azzecca per niente il market timing. Il quinto, infine, è colui che non investe. Guardando i guadagni finali, viene fuori in primis che non investire è la scelta peggiore. Il migliore è invece colui che ha un market timing perfetto, ma sappiamo che non esiste. Le scelte migliori e più realistiche sono invece quelle di coloro che hanno fatto un piano di investimento. Conclusioni. Più che inseguire il momento giusto, provando ad anticipare i movimenti di mercato di breve termine, la strategia migliore resta quindi quella di concentrarsi sul lungo termine, puntando sulla qualità degli investimenti. È la strategia che viene chiamata buy and hold, ovvero compra e tieni nel lungo periodo azioni di qualità. Philip Arthur Fisher, imprenditore e scrittore americano, noto per la guida all'investimento dal titolo Common Stocks and Uncommon Profits, spiegava che i movimenti di breve termine sono così intrinsecamente difficili da prevedere che credo sia impossibile ottenere con il gioco del dentro e fuori dal mercato gli stessi grandi profitti che invece il possessore di azioni di qualità può ottenere nel lungo periodo. Tutto chiaro? Bene, allora al prossimo episodio!